In Miramare si conferma bestia nera del Nova Feltria. In 4 incontri negli ultimi 2 campionati troviamo 2 vittorie del team di Morolli e 2 pareggi, per giunta sempre sullo stesso campo. Arriva Azzurra, non va in scena certamente il festival del bel gioco. Miramare che morde le caviglie alla capolista, Nova Feltria che manca non poco di cattiveria e di maggior cinismo per portare a casa quella vittoria che sfugge ancora una volta come a granata nei minuti finali. Inizio da brividi per i Nova Feltria, Zamanni si incura in area avversaria scontrandosi con fattori. I padroni di casa recriminano per un penalty, replay a cura di Eugenio Angeli evidenzia il tocco del difensore in maglia numero 5. La risposta del Nova Feltria, rimessa laterale di Gori, girata di prima intenzione di Mattia Stefanelli, palla fuori misura. Prove dei gol che si concretizzano al minuto 15, dall'angolo alla destra di Gentili, Rinaldi scodella il pallone che lo stesso Gentili raccoglie in un primo momento per poi lasciarselo sfuggire sul piede caldo di Gabriele Raffelli. Terzo gol del difensore in questa stagione, ma il replay nuovamente a cura di Eugenio Angeli evidenzia la gentile collaborazione dell'estremo di casa. 4 minuti più tardi la partita sembrerebbe destinata sul binario giallo-blu che giunge in quel di Nova Feltria. Da questo cross sul pizio non arriva la deviazione vincente, si rialza, colpisce Gabriele Raffelli e l'arbitro prontamente estrae il cartellino rosso. Da questo momento Miramare in 10 unità, con la disperazione dell'attaccante in maglia numero 9 che aveva fatto correre con i suoi movimenti da destra verso sinistra qualche brivido di troppo alla difesa ospite. Nova Feltria vicinissimo al raddoppio al minuto 25, traversone di Rinaldi, questa volta la parte opposta, giunge lo stesso schema visto in occasione del gol, Gabriele Raffelli che sotto misura mette fuori di un nulla. Dalla parte opposta Miramare che vanta una miglior prestanza fisica, partita maschia e cattiva interrotta spesso con il primo tempo che si conclude questo tiro di Zamanni con ben 4 minuti di recupero. La ripresa vede come da primo tempo subito un episodio da moviola, questa volta è Thomas Fattori intento a procurarsi un penalty che l'arbitro non ravvede, anzi sempre dal replay di Eugenio Angeli il tocco sembrerebbe esserci, ma il direttore di gara ammonisce il numero 5 per simulazione. Il Miramare risponde con questa punizione di Casali che pesca Tamburini pronto a fare la diagonale ma mette a lato la possibile sfera del pareggio. La dea bendata sembra baciare i colori giallo-blu quando Zamagni a 13esimo dopo una bella azione corale viene pescato sulla sinistra, il numero 10 si defila ma da posizione favorevole spara incredibilmente a lato. Achille Fabbri vede i propri uomini stanchi, provvede all'ingresso di Baldinini e Bettini e il baldo nazionale tenta subito il pallonetto morbido, ma Gentili c'è. Lo stesso attaccante raccoglie una conclusione di Bettini sulla ribattuta dalla difesa di casa, scaricando il pallone tra i guantoni di Gentili. In tribuna i tifosi gialloblu temono la beffa come col granata, benedendo il possibile raddoppio quando Rinaldi, esse di gran carriera dalla propria area di rigore, apre per Bettini. L'ex cattolica mette al centro un pallone che chiedeva solo di essere toccato per essere depositato in fondo al sacco, ma l'intesa con Raffaelli non scatta. Nel finale 6 minuti di recupero, la spizzicata di Fabbri manda in apnea Antonioli che si vede chiudere la possibilità di andare in porta da Paolo Gori, il difensore gialloblu commette l'errore di allargare il braccio, Antonioli d'astuzia appena si vede sbarrare la strada casca per terra, l'arbitro ci pensa poi espelle Gori e concede il penalty che lo stesso Antonioli trasforma. 1-1 che non piace a nessuno delle due squadre, di certo arriva Azzurra, si è visto tutt'altro che una partita di calcio, falla a ripetizione, gioco spesso fermo, 10 minuti di recupero. Morolli, per salvarsi, dovrà chiedere ai suoi giocatori di giocare a pallone e non a calci. Con l'uomo in meno ha l'onore di credere fino alla fine nel pareggio. Fabbri invece ai suoi dovrà chiedere di inserire la quinta marcia, quella della cosiddetta fuga.